In otto, per sei anni, fino al 2009, hanno lavorato in banca attraverso una ditta interinale. Unico problema, bancario, ma con il contratto da metalmeccanico. Almeno 600 euro in meno sullo stipendio. Ma come si dice, o ti mangi sta minestra o ti salti la finestra. Meglio la minestra. Nel 2009 se ne accorge la direzione provinciale del lavoro. Un metalmeccanico non può lavorare in banca. Per farmi capire, se io avessi avuto un conto là, tu sapevi tutto su di me? Assolutamente sì. E che è successo poi? Che tu da metalmeccanico facevi, lavoravi in banca e poi a un certo punto? A un certo punto praticamente c'è stato un accertamento della direzione provinciale del lavoro con gli ispettori presso questa azienda, che ha riconosciuto che quelle operazioni non potevano essere effettuate da una ditta metalmeccanica o esterna. E allora voi aspettate che gli otto metalmeccanici passino come mansione a bancario, invece no. Questo gruppo bancario ha revocato l'appalto alla società per cui presso lavoravo io e questa ditta ci ha praticamente dovuto rimandare a casa licenziandoci. Il processo è ora in Cassazione, ma dal 2009 cosa succede? Disoccupato, a tutti gli effetti, quindi a questo punto, diciamo, negli ultimi anni non percepisco neanche più, non so, indennità di disoccupazione, mobilità, perché praticamente non avendo i contributi versati né dalla banca né da non so chi, praticamente non abbiamo diritto nemmeno ad avere un ammortizzatore sociale. Però c'è un giudice della Corte Appello dell'Aquila che dice che io sono dipendente di quella banca. Come sappiamo tutti quanti, le sentenze del lavoro sono immediatamente esecutive, mentre questo istituto bancario non ha ottemperato alla sentenza. Questa è l'Italia senza una lira in tasca, in attesa di una sentenza definitiva che poteva scattare 5 minuti dopo aver scoperto il fatto. E il fatto è del 2009. Passiamo ad Alba Adriatica, immagini di repertorio, un robot controlla gli scarichi della città. Sono passati anni da quel controllo, a nostro avviso consigliato in tutte le comunità. Indovinate cosa scopre il robottino? A parlare è il nuovo sindaco, Tonia Piccioni. Si evince proprio, ecco, che si è controllato un albergo che effettivamente scaricava a mare, e oltre un albergo c'era anche la presenza di un condominio, che anche di, tra l'altro, di recente costruzione, che aveva queste difficoltà. Assurdo, un proprietario di un albergo che lavora con il turismo, che non rispetta le leggi ambientali, butta tutto a mare. Un condominio di nuova costruzione che fa la stessa cosa. C'è una data per mettere a posto tutto questo, sindaco? Il termine ultimo è il 30 di aprile. Ci piace questa determinazione. Chiudiamo con le foto di Maurizio Cardelli, un biologo appassionato del click. Ne ha 400 sull'Abruzzo e cerca un editore. Bello l'Abruzzo, eh? Il progetto prevede anche il brutto della nostra regione. La firma è dell'uomo. Alba Adriatica, solo palazzi che coprono il mare. Ci sono poi i pilastri del viadotto di Villa Santa Maria. Grande scandalo. Tanto per gradire i rifiuti in uno dei posti più belli, dei Monti Simbruini, piano di Renga. E poi guardate che mega rotonda tra Nabelli e l'Aquila, e sotto la storia Caporciano, una mostruosità. Poi piste da sci d'estate, il bianco non è neve ma opera dell'uomo, quello che un fiume getta su una spiaggia, non è il fiume ovviamente, è l'uomo, che in collina riesce anche a massacrare tutto con ettari di impianti fotovoltaici. Chiudiamo comunque con una bella foto sull'Abruzzo e noi ci vediamo martedì.